La giornata pescherese di Antonio Mancini, ex boss della Banda della Magliana e assoluto protagonista di un incontro spettacolo al Festival del Fiume La Memoria, è iniziata intorno alle 18.30 quando è stato ricevuto in comune dal sindaco Marco Alessandrini, al quale ha voluto personalmente rendere onore per la stima che da sempre ha nutrito nei confronti del padre Emilio, da lui considerato un giudice partigiano contro il terrorismo. Alle 21 poi il suo arrivo al Largo dei Frentani e la sua lunga confessione, intervallata dalla lettura da parte di Milo Vallone di alcuni brani tratti dal suo libro scritto con Federica Sciarelli, con il sangue agli occhi. Le sue origini abruzzesi nella piccola Castiglione Casauria, dove è nato 67 anni fa, il suo trasferimento a Roma nel difficile quartiere di San Basilio e il passaggio da bravo bambino a ladruncolo fino alla parabola infernale che lo ha portato a diventare un personaggio di spicco della Banda della Magliana, una vera e propria agenzia del crimine che ha avuto, attraverso alcuni tra i suoi esponenti, una parte importante in quasi tutti i fatti di cronaca più eclatanti tra gli anni 70 e gli anni 80. La banda riuscì a trovare il covo di Moro e quando gli disse a Cutolo l'abbiamo trovata, Cutolo gli rispose non interessa più perché Moro non interessa più libero. Dalla Banda della Magliana a Mafia Capitale il passo è breve. Mancini si sorprende come siano in molti a stupirsi della scalata di uno come Massimo Carminati. Vedete, la gente che non è avvertita, che legge i giornali, sente le chiavi, pensa che i Carminati stanno buttando la chiave. Io sono pronto a scommettere, Carminati non arriva a nemmeno 5 anni. Ma questo è un mondo al quale Mancini non appartiene più da quando ha deciso di collaborare con la giustizia, ma soprattutto da quando la sua vita è cambiata di fronte al volto spaurito di un bambino disabile. Ora è volontario dell'ANFAS di Iesi e la sua nuova banda sono i ragazzi del centro ai quali dedica gran parte del suo tempo. A loro inoltre è dedicato un portale che sarà presto online, www.bandadelamagliana.com, che raccoglierà e farà un sunto dell'enorme mole di documenti relativi alla storia della banda in una sorta di Operazione Verità ed uno spettacolo teatrale che affronterà un lungo tour nazionale prodotto da Milo Vallone, i cui proventi saranno devoluti proprio all'ANFAS. E sono salito su quel pulmino e sono sceso, mi hanno fatto scendere perché non sarei mai sceso per una questione d'età e perché ormai le mie ferite erano tutte guarite.